Diciamo che io per anni ho lavorato la cellulosa, la famosa papier mâché, che è la decorazione, l'impasto cartaceo francese. Poi dopo tutto quello che riguarda l'intonaco ci ho sperimentato un po' tutto. Devo dire che questo effetto scagliola, che poi è un po' una rivisitazione perché non uso solo la scagliola, mi ha consentito di usare questi stampi, avere questo effetto così un po' cementizio antico, perché poi la scagliola è una tecnica della nostra zona. L'idea che poi nel 500 si poteva usare per simulare i marmi quando non c'erano ovviamente le possibilità, ti consente di avere un effetto finale, effetto pietra, senza avere dei costi onerosi, hai capito? Quindi è un po' una reinterpretazione della tecnica della scagliola, però veramente in una variante, perché la vera e propria scagliola viene usata per fare l'intarsi, effetto pietre dure. Però devo dire che sono partita forse come ispirazione da quella. Si fa un impasto, viene messa l'acqua, vediamo l'impasto, viene messa l'acqua, viene stesa su questo piano in legno qua, per simularti uno, ovviamente viene fatto tutto un bel piano levigato, è una sorta di gettata che viene tutta levigata, tirata, si crea questa superficie liscia. Ovviamente se ci sono delle irregolarità il prodotto consente anche di essere risteso per ridefinire dei dettagli. Praticamente non fai altro che battere il legno così bene, fai di questo, devi cercare di comprimerlo, farlo aderire, senti un momento che ha aderito bene, poi lo stacchi. Ovviamente qui dopo lo dobbiamo cartellare tutto, va levigato, fase dopo è questa, quindi che viene tutto ripulito. E poi si passa alle decorazioni con i vari colori, con i pigmenti. Uso dei pigmenti naturali, che sono delle polveri o degli ossidi, che vengono mescolate con le cere e poi ovviamente alla fine ci sarà un protettivo sempre all'acqua per fissare il colore.